Ma la cosa meravigliosa è che in pochi hanno capito dei capi, in pochi ma poi mica tanti, è che sempre più persone stanno dando valore a queste criptovalute. Quindi di là c'è qualcuno che quando gli dici vuoi che ti pago con la criptovaluta X, accetta. I capi dei capi continuano a dire che queste valute non hanno valore, ma fino a quando? E fino a prova contraria. Ci sarà qualcuno disposto a pagare in cripto e qualcuno disposto ad accettare cripto. I capi dei capi devono farsi una ragione. I capi dei capi possono dire quello che vogliono. In fin dei conti, hanno falsificato la realtà economica e finanziaria per secoli, oltre a falsificare le banconote. Magari qualcuno di voi non si sta accorgendo di nulla, ma c'è una rivoluzione tecnologica che sta sconvolgendo letteralmente i capisaldi di stati e di banche centrali. La tecnologia che in buona sostanza rivoluzionerà la così tanto amata democrazia. Stiamo entrando nell'era dove non ci sono più gli stati a batter moneta, per usare un termine arcaico, ma con la blockchain, teoricamente, tutti possono stampare moneta. Oggi le criptovalute hanno la caratteristica di prescindere dalle monete ufficiali, anche se poi alla fine quagliando quagliando per trasferire del denaro tra le mille oscillazioni dei prezzi delle criptovalute, quest'ultime hanno sempre bisogno di essere quantificate in moneta fiat, in dollari, in euro. Ed è proprio per questa caratteristica che non sono qui le criptovalute, non sono nate per sostituire la moneta fiat, per sostituire il dollaro, la sterlina o l'euro, ma sono qui per affiancare queste monete, per fornirti un servizio in più. Punto. E quindi che cos'è sta blockchain? In realtà non è poi qualcosa di estremamente innovativo. Puoi vederla come un registro digitale. Prima c'era il registro cartaceo dove giravi pagina, adesso è un registro digitale. Hai presente, no? Un librone, un registro, adesso è digitale. Un librone di norma è diviso da capitoli. C'è il capitolo 1, il capitolo 2, il capitolo 3. Ebbene, la blockchain è divisa in capitoli, come in un libro, dove i vari capitoli sono concatenati. Dopo il capitolo 1 viene il capitolo 2, poi viene il capitolo 3. E questi capitoli sono in realtà dei blocchi, vengono chiamati dei blocchi. Questi blocchi non sono modificabili. All'interno di sti blocchi vanno inserite delle informazioni che possono essere le transazioni che ci siamo fatti io e te, tu col tuo amico. Vengono messe tutte là dentro. Quando nel blocco non ci entrano più transazioni, queste vengono chiuse e si passa al blocco successivo. Però diciamo che al contrario di un registro, questo librone digitale è infinito, immutabile, cioè quelle informazioni che abbiamo messo all'interno di quel blocco una volta chiuso non può essere riaperto per modificare quello che io e te ci siamo scambiati. Quindi è immodificabile e anche non eliminabile, non lo possiamo eliminare. Se abbiamo fatto un errore, utilizziamo un'altra transazione e un altro blocco per correggere l'errore che io e te abbiamo fatto nel blocco precedente. Ebbene, il combinato disposto dall'uso di questa tecnologia, la tecnologia blockchain, può permettere a chiunque di ricevere o inviare criptovalute. E dal mio modesto punto di vista, questa situazione della pandemia, con questo combinato disposto tra tecnologia e criptovalute, porterà ad una nuova Bretton Woods. Insomma, per farla breve, forse non lo sai, ma siamo ufficialmente in mezzo ad un cambiamento incredibile che ci accompagnerà nei prossimi secoli. Questo è un processo inarrestabile. Fino a qualche anno fa abbiamo vissuto in un mondo in cui i sistemi di pagamento erano accettati solo all'interno degli scambi di valute ufficiali, ma anche questi sistemi di pagamento, vedi PayPal, il più famoso, hanno comunicato di iniziare ad accettare quest'altro sistemi di pagamento. Hanno comunicato di voler accettare per i pagamenti anche le criptovalute. Ed è proprio su questa spinta di questo fenomeno che ogni giorno sempre più stati, sempre più persone fisiche, sempre più imprese hanno cominciato a parlare di criptovalute, hanno iniziato a parlare di monete alternative, di monete private. Ed è sempre grazie alla spinta di questo fenomeno che gli stati si stanno spingendo alla trasformazione del denaro, cioè stanno cercando di trasformare il denaro che oggi conosciamo in un denaro completamente digitale, che poi non è così
così distante da quello che accade già ai giorni d'oggi. Il problema reale però è che queste valute digitali, queste criptovalute nazionali che si stanno inventando, sono la brutta copia, hanno le caratteristiche al contrario di quelle che hanno le criptovalute normali. Ma in realtà quello che ti voglio comunicare all'interno di questo video è che stiamo per entrare in un caos valutario che per alcuni, anzi per molti oramai, sta per diventare preoccupante. Per il sottoscritto è stimolante, ma per i regolatori centrali, quelli che comandano, i capi dei capi, la situazione sta iniziando a diventare fuori controllo. Infatti non passa giorno che non ci sia una banca o un operatore finanziario che non annunci la nascita di una nuova criptovaluta o di qualche altro strumento finanziario. In pratica ti sto dicendo che oggi e ogni giorno di più nel mondo esistono monete private e monete pubbliche. Ovviamente i due contendenti si sfottano a vicenda. I capi dei capi, i capi delle monete pubbliche, diffidano dall'utilizzo delle monete private. E le monete private diffidano dalle monete pubbliche, anche se secondo me a vicenda si usano entrambi. Ma la cosa meravigliosa è che in pochi hanno capito dei capi, in pochi ma poi mica tanti, è che sempre più persone stanno dando valore a queste criptovalute. Quindi di là c'è qualcuno che quando gli dici vuoi che ti pago con la criptovaluta X, accetta. I capi dei capi continuano a dire che queste valute non hanno valore, ma fino a quando? E fino a prova contraria. Ci sarà qualcuno disposto a pagare in cripto e qualcuno disposto ad accettare cripto. I capi dei capi devono farsi una ragione. I capi dei capi possono dire quello che vogliono. In fin dei conti hanno falsificato la realtà economica e finanziaria per secoli, oltre a falsificare le banconote.